Buongiorno e bentornati nel mio canale. Come ho già detto anche in altri video, lo sfondo è diverso perché devo stare a riposo perché a seguito di una brutta infezione sto facendo una cura farmacologica e il medico mi ha tassativamente ordinato riposo. Quindi io in questo riposo forzato ho pensato di cogliere l'occasione per girare qualche video, quindi sto girando un pochino di video tutti insieme, infatti ho lo stesso abbigliamento che avevo nel video di prima che ho girato 2 minuti fa. E insomma, sono qua e voglio fare un altro video tag che mi piace tantissimo perché riguarda l'amore, quindi un video tag sull'amore. Io sono molto romantica, poi siccome in questo periodo, insomma, mi sto curando, la mia salute non è stata proprio al massimo, sono un pochino giù di morale, quindi mi tiro sul morale facendo questo video tag dedicato all'amore. Quindi partiamo subito con la prima domanda. Che cos'è per te l'amore? Per me l'amore è la forza che muove il mondo. E non dico altro, perché veramente è la forza che muove il mondo. Credi nel colpo di fulmine? No, io non ci credo nel colpo di fulmine. O meglio, credo che due persone possano sentirsi attratte una dall'altra anche semplicemente guardandosi per una volta, per l'unica volta. Però non credo poi che da questa cosa possano nascere veramente quei grandi amori con la maiuscola, a meno che da un colpo di fulmine poi non si mettano nella relazione degli elementi molto più stabili e concreti per fare in modo che dal colpo di fulmine si trasformi poi in una storia, insomma, di spessore un pochino più, insomma, un po' diverso. Però diciamo che nel colpo di fulmine in senso generale io non ci ho mai creduto granché. Ma forse perché per esperienza mia non mi è mai capitato e quelle poche volte che è capitato quando ero insomma una ragazzina, poi insomma è finita lì, quindi non ne ho un'esperienza granché. Credi nei rapporti a distanza? Dipende. Se sono rapporti che nascono già a distanza, non ci credo tanto. Perché secondo me in un rapporto è anche importante guardarsi negli occhi, vedersi, prendersi per mano, fare delle cose insieme, andare al cinema, insomma, credo che sia veramente importante anche vedersi con una certa continuità. Se però è un rapporto che magari era già iniziato prima, poi per qualche motivo, che può essere di studio, motivo lavorativo, allora ci deve essere un periodo in cui magari le due persone devono stare a distanza, sì, credo che possa continuare, perché magari era un rapporto già stabile prima e qualche mese di distanza magari non pregiudica necessariamente il rapporto, se è un rapporto che è base, è stabile alla base, quindi insomma dipende come nasce. L'amore eterno esiste? Sì, l'amore eterno esiste. Io ne ho avuto anche un grande esempio in famiglia che è stato quello dei miei nonni e posso dire con certezza che è stato amore eterno. Quindi sicuramente l'amore eterno esiste. Certo, non è magari così frequente perché, insomma, purtroppo ci sono tante coppie che pur stando insieme non si amano più. Però io credo che esista e che si possa anche fare qualcosa per alimentare sempre, ogni giorno l'amore in modo che vada avanti nel tempo, che duri e che non diventi un'abitudine che stanca. Ecco, quindi sì, io credo di sì. Sei attualmente fidanzata? Sì, io attualmente sono più che fidanzata perché convivo con il mio compagno e sono felicissima. Poi, qual è stata la tua storia più corta? La mia storia più corta è durata mezza giornata. Avevo 16 anni, avevo conosciuto un ragazzo, siamo usciti questa mezza giornata e avevamo detto che ci saremmo messi insieme, che avremmo fatto faville, poi dopo mezza giornata ci siamo lasciati, quindi è stata veramente una cosa cortissima. Poi, qual è stata la tua storia più lunga? Quella attuale, perché con il mio attuale compagno, insomma, ho una storia che va avanti da 20 anni ed è la storia più lunga. Qual è stata la pazzia più grande che hai fatto per amore? Io devo dire che non sono una persona che fa grandi pazzie, io non ho mai fatto grandi pazzie né per amore né per altre cose. Diciamo che per amore io so, sono capace di anche sacrificarmi un pochino, non nel senso sacrificarsi, in senso masochistico ovviamente, però magari scendere un po' a compromessi, credo che per amore a volte possa anche valere la pena magari di fare delle piccole rinunce,
Quello sì, ma grandi pazzie non ne ho mai fatte. Mi dispiace deludervi, non ce ne sono da raccontare grandi pazzie. Un pregio che il tuo lui deve avere, deve essere romantico. E il mio compagno lo è molto romantico. Però è un pregio che deve avere perché, insomma, a me piace stare con una persona romantica che mi porta i fiori, che mi dice delle frasi carine, delle frasi dolci, che è tenero, insomma, mi piace molto. Un difetto che il tuo lui non deve assolutamente avere. Non deve assolutamente, per nessun motivo, alzare le mani, essere violento, dare degli schiaffi, trattarmi male, insultarmi, perché comunque ci sono delle persone che purtroppo sono così con la loro compagna, con la loro moglie, e anche delle donne che sono così con il loro marito, con il loro compagno. Credo che sia il peggior difetto in assoluto, quindi io se stessi con un uomo così non riuscirei assolutamente a starci insieme, quindi questo difetto non lo deve proprio avere. Hai mai tradito? Oh, ragazzi, che domanda da fare qua su YouTube, che poi la vedono tutti la risposta. Però io posso rispondere tranquillamente. L'unica volta che io ho tradito avevo 16 anni e stavo con un ragazzo che mi considerava veramente, veramente poco. Mi diceva che mi telefonava e poi non mi telefonava, insomma, era una storia un po' così. Poi in quel periodo lì avevo conosciuto un altro che invece mi considerava molto di più e diciamo che ho tradito questo ragazzo con quest'altro, però poi c'è anche da dire che subito dopo mi sono messa con lui e ho lasciato quello che non mi considerava, quindi non so se si può proprio considerare un tradimento a tutti gli effetti, però insomma, diciamo che in un certo senso. Se scoprissi un tradimento, perdoneresti? Io credo che un tradimento non debba necessariamente essere preso come un affronto alla dignità della persona, nel senso che un tradimento, se c'è, significa che già qualcosa non sta funzionando in quel rapporto. Perché a parte quelli che magari lo fanno per sport, allora lì è diverso, però se capita in una relazione c'è un tradimento, a mio avviso bisogna sempre farsi delle domande, chiedersi perché si è arrivati a quel punto. Quindi io credo, e lo dico perché davvero ne sono convinta, credo che se mi capitasse mi farei molte domande anch'io, mi chiederei come mai siamo arrivati a questo punto. E se possibile cercherei anche di vedere e di capire se si può recuperare una storia, perché comunque un tradimento secondo me non è poi una cosa così terribile come magari tanti possono pensare. Io credo che ci siano cose molto peggiori che possono accadere in una storia e sono fermamente convinta che un tradimento a volte possa anche essere l'occasione per farsi delle domande, per capire cosa non funziona e per ricominciare magari in un modo migliore. Ovviamente questa è solo la mia opinione e so che molti di voi magari non saranno d'accordo, però io sono convinta comunque di questo, ne sono proprio convinta. Hai mai lasciato? Sei stata lasciata? Sì, sono stata lasciata e io ho lasciato una volta sola un ragazzo con cui mi ero messa in realtà un po' per disperazione, nel senso che è venuto subito dopo quel ragazzo di cui vi parlavo prima, di cui mi sono innamorata per la prima volta, ero un po' giù di morale, era arrivato quest'altro ragazzo che era sempre un nostro amico, io mi ero messa con lui, sì, diciamo un po' per disperazione, un po' perché è bruttissimo da dire quello che sto dicendo, ma perché volevo continuare a vedere l'altro, quindi mi sembrava l'unico sistema. Poi però mi sono resa conto che questa cosa era assurda e quindi poi l'ho lasciato questo ragazzo, anche perché poverino, non è che si meritava di essere preso in giro, però avevo 17 anni e le cavolate si fanno a quell'età, quindi insomma. Sei mai stata nella friend zone? Scusate il mio inglese, è terribile, lo so, lo so, lo so. Comunque è il confine tra l'amore e l'amicizia. Sì, perché il mio attuale compagno, prima di diventare il mio fidanzato, era il mio migliore amico. Quindi io credo che veramente lui è stato l'unico vero amico che io ho avuto. Poi dopo un po' di amicizia ci siamo accorti che in realtà ci eravamo innamorati e quindi abbiamo voluto provare a stare insieme, per fortuna con successo perché sono 20 anni ora che stiamo insieme. Quindi ci sono stata in quel confine perché comunque dall'amicizia siamo poi passati all'amore,
c'erano prima, diciamo, delle piccole cose, quindi c'era stato un bacio sporadico, poi di nuovo un po' d'amicizia, poi insomma ci siamo messi insieme definitivamente, però sì, in quella zona lì ci sono stata. Poi, quante volte sei stata innamorata? 2 volte sole. La prima è quella, insomma, che vi ho detto, di quel ragazzo e il mio compagno attuale, del quale, anche se sono passati 20 anni, sono veramente molto innamorata. Come se fosse il primo giorno, anzi di più del primo giorno, perché adesso si è anche rafforzata la storia. Quindi, insomma, sono innamorata ancora adesso. Per te è più importante l'amore o l'amicizia? Ecco, su questo io dovrei veramente fare quasi un romanzo per rispondere a questa domanda. Quindi non lo farò e risponderò in modo molto secco. Io credo molto di più nell'amore. Quanto è importante il sesso nell'amore? È sicuramente una componente importante, sicuramente una componente che contribuisce, diciamo, a creare tutti quegli elementi che servono poi per rendere una relazione stabile e felice, ma non credo che sia tutto e che sia importante solo quello, perché sicuramente ci vogliono anche altre cose. Sicuramente ci vuole anche rispetto reciproco, ci vuole la voglia di capirsi, di ascoltarsi, quindi insomma ci sono anche altri elementi importanti. Hai mai sofferto per amore? Ma chi è che non ha mai sofferto per amore? Ragazzi, questa domanda, cioè chi è che risponde di no? Tutti abbiamo sofferto per amore almeno una volta. C'è qualcosa che vorresti dire ad uno dei tuoi ex? Che bella domanda questa. Sì. Diciamo di sì, io vorrei dire al mio primo amore, quindi a Marco, che non credo assolutamente che guarderà questo video, però nel caso in cui lo dovesse guardare, perché non si sa mai nella vita, ma ragazzi, vorrei dirgli che mi ha lasciato veramente un bel ricordo, perché io quando ripenso alla nostra storia ne ho veramente un bellissimo ricordo, quindi è stata una storia che è stata breve. Però io comunque in qualche modo la porto ancora nel cuore, volentieri, è ancora nei miei ricordi e quando penso a quella storia lì comunque mi capita spesso di sorridere. Ed è stata veramente una storia per me molto intensa, ne ho uno splendido ricordo, quindi insomma è questo che vorrei dire, anche se non credo che vedrà mai questo video, però insomma non si sa mai, magari qualcuno mi scopre, glielo fa vedere, insomma, quindi non si può mai sapere. Detto questo, che era l'ultima domanda, vi saluto, vi mando un bacio e vi do appuntamento al prossimo video. Buona serata, ragazzi!